Con Donatella De Lucia visiteremo lo store di Fritz Hansen per scoprire le novità proposte in occasione della Design Week milanese. Siamo in una delle vie più cool del fuorisalone di Milano e oggi vi porterò all'interno dello store di Fritz Hansen ad incontrare il designer spagnolo Aimé Ayón, che ci parlerà della sua ultima creazione per il Salone del Mobile. Siamo con Massimo Cerioli e gli chiediamo quali sono le caratteristiche di questa seduta di Hansen. Sì, allora, questa seduta, che è progettata dal designer spagnolo Aimé Ayón, nasce con l'idea, come il nome in danese significa ro e significa tranquillità come traduzione, nasce con l'idea di creare un proprio spazio per la propria tranquillità. Al tempo stesso consente di creare una situazione in cui due o più sedute vengono accostate e ci si può creare un proprio spazio privato dove conversare, dove rilassarsi e dove poter tranquillamente accomodarsi sulla seduta molto larga e molto comoda. Vediamo anche delle bellissime sfumature di colori utilizzate. A che cosa si ispirano le sfumature di colore utilizzate? Ecco, l'idea era quella di creare degli ambienti monocromatici, anche se avvicinandosi poi nel dettaglio alla poltrona, ogni poltrona, quella su cui io sono, è una poltrona color avorio, questa è un color viola. In realtà, avvicinandosi nel dettaglio, si percepisce che il colore è poi creato da diverse texture di tessuto, in modo tale da dare proprio complessità alla seduta. C'è una parte molto confortevole, che è la parte su cui ci appoggiamo, e una parte più rigida, che è la parte di struttura vera e propria della poltrona. Hanno la caratteristica di essere anche molto avvolgenti, quindi, come seduta. Ecco, si è lavorato molto sul comfort, l'ergonomia era uno dei temi molto importanti nella progettazione di questa poltrona e l'idea proprio della forma avvolgente è per meglio invitare e meglio trovare un aspetto pacifico per usufruire proprio questo tipo di seduta. Quindi per favorire appunto la tranquillità. Assolutamente, da cui ancora il nome in danese, ro, che significa tranquillità tradotto in italiano. Quindi colori rilassanti e tranquillità, ro. Assolutamente, questo è il must, definitivamente. L'azienda ha sempre prodotto, diciamo, le icone storiche del design scandinavo. È un'azienda che ha sempre puntato al prodotto di estrema qualità e al prodotto che potesse sempre essere usufruito in maniera molto semplice nell'utilizzo quotidiano e personale, diciamo. Aimé Ayón, che è il designer che ha realizzato questa poltrona, e gli chiediamo qual è l'idea che l'ha ispirato per realizzarla. Beh, l'idea è semplicemente volevo fare una sedia, cioè una poltrona comoda, e che fosse una poltrona che alla fine è quello che deve avere, cioè leggerezza, essere assolutamente, diciamo, flessibile per essere usata già sia in uno spazio pubblico, un hotel, piuttosto che uno spazio residenziale, eccetera. Cioè, per me è difficile fare una bella poltrona che sia comoda. Cioè, se uno va al salone ne vedi di tutto, ma o sono belle, o sono comode. Ma bella e comoda, questo lo batto io, penso. A me piace. E allora, ro è bella e comoda. Grazie a Aimé Ayón. Grazie mille.